Amici di Radio Italy, bentornati da Rocco. Oggi ho con me un ospite ancora speciale, un ragazzo che è innamorato dell'Italia ed è innamorato della musica, non solo italiana ma internazionale. In collegamento QQ da Bergamo, ecco a voi Lin. Ciao Lin! Ciao Rocco! Ciao, ben arrivato a Radio Italy. Grazie per essere invitato. Sono contento comunque. Sono anche io molto felice di averti qui. Senti Lin, di dove sei? Cinese sì, ma da quale zona vieni? Allora, io sono venuto dalla zona, quella di sud, che si chiama Fujian, però ormai da 11 anni che vivo in Italia. Come ti trovi in Italia? Ti piace? Dove vivi in Italia? Sì, allora io vivo a Bergamo, praticamente un posto comunque vicino a Milano, e mi trovo bene comunque perché mi piace quella, la cultura italiana, poi che cioè, fortunatamente io conosco sempre la gente gentile con me, gentile anche simpatica, cioè, quindi mi trovo bene. Come mai sei andato in Italia 10-11 anni fa? Allora, praticamente che la mamma era qua già prima di me, quindi che lei ha avuto l'occasione di farmi venire con la richiesta di ricongiungimento familiare, per questo sono venuto. E quando sei arrivato in Italia parlavi già l'italiano? No, nemmeno ma ciao. Dove l'hai imparato? Tutto in Italia? Sei andato a scuola o sei stato con gli italiani? Perché ti sento che parli molto bene. No, allora, praticamente allora, nei primi anni comunque non ho avuto tanti amici italiani, però diciamo che io andavo cioè, per 4 anni alla scuola serale per imparare la lingua italiana, basta. Okay. Soltanto in questo modo. Poi sì, alla fine che mi sono iscritto all'università, però in un anno che ci sono andato 7 volte soltanto, poi mi sono stufato, finito lì. Ma ti sento integrato, sento che ti trovi bene in Italia, giusto? Allora, a questo punto io devo dire abbastanza, io sono una persona abbastanza sociale, solare, quindi alla fine sì, ho tanti amici italiani, anzi più italiani che cinesi, diciamo. Mm-hmm. Senti, che consiglio daresti ai cinesi che stanno imparando l'italiano? Qual è il modo per imparare velocemente la lingua? Sinceramente per me per imparare una lingua nuova, diciamo che in breve tempo non esiste, cioè è importante che devi avere la volontà, nel senso che io sono una persona abbastanza testone, quindi che quando sono appena arrivato in Italia ho visto che io non riuscivo a comunicare con la gente, quindi che mi faceva venire voglia di studiare, quindi che al primo tempo diciamo che io andavo in biblioteca di ragazzini quelli a farmi prestare un po' di romanzi da ragazzini, così che a fianco a me comunque, mettevo il dizionario per sfogliare. Mm-hmm. È così che ho imparato italiano. Così. E la passione per la musica? Parliamo un pochino adesso della tua passione per la musica. Quando è che è nata in te questa voglia di cantare? Allora, la risposta, come tutti gli altri, è questa. Quando sono piccolo, a me piaceva sempre cantare, però diciamo che da quando ho deciso di approfondire che 5 anni fa un mio amico mi ha consigliato di andare da maestro di canto, quindi da lì l'ho preso sul serio e poi ho studiato, quindi ho studiato 4 anni, però adesso ho smesso. Senti, che dici se facciamo ascoltare un tuo pezzo al pubblico di Radio Italy? Quale pezzo vuoi presentare? Direi un pezzo, quello di Elton John, Can You Feel It Tonight, questo pezzo.
Vai, eccola qui. Allora la sentiamo e poi ritorniamo subito in studio. When the heat of a morning wind can't be turned away, any chanting moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love? Sentiamo ancora il pezzo in sottofondo. Volevo chiederti come mai hai scelto la canzone di Elton John. È più mio genere, quindi per questo mi sento di più. È poi un pezzo con il testo bellissimo, quindi mi ispira. A chi vuoi dedicarlo? A mia amorosa. Alla tua amorosa. Senti, questo è Elton John, invece degli italiani. C'è qualcuno che ti piace come cantante? Come Elisa, che mi piace tanto, e poi Francesco Renga, veramente, che è molto mio genere. Sai improvvisare qualcosa così? Di Renga, forse più che... Renga? Ok, va bene, ci provo. Anche se mi sono appena alzato, non avevo voce, capite? Va bene. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà mai lasciato segni che non vuoi. Basta. Wow, complimenti. Io appena svegliato, sì, non ho la voce, l'ho appena svegliato. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà mai lasciato segni che
che tu ci sarai, quando la malinconia estirà i ricordi della vita mia. So che hai partecipato anche a un talent show, a X Factor. Raccontami un po' questa esperienza lì. Comunque, allora, l'esperienza non è che buona, non è buona, nel senso che io ho partecipato per ben 5 volte alla selezione di X Factor. Purtroppo non ho avuto mai occasione di andare a cantare davanti ai 4 giurati. Alla fine quasi tutti gli anni comunque hanno scelto sempre un cinese che fa un po' comico, cioè uno magari che non parla italiano, oppure canta male, fa un po' di comico, eccetera eccetera. Sì, mi fa rimanere un po' male, però va bene, io ci provo lo stesso. Comunque, nella vita nostra, secondo me, non dobbiamo mollare, dobbiamo crederci in nostro valore. Comunque all'inizio sono partito comunque con tanta speranza, qualcosa lì, e poi alla fine che ti fa rimanere male. Poi adesso piano piano, perché sei abituato, cioè hai capito che come funziona questo campo, però diciamo che a differenza di alcune persone, quello che sto pensando io tengo il mio lavoro, mi dedico tutto il mio tempo per questo mio hobby. Quindi a questo punto, allora, non sono una persona come in cinese che dici "bu-jong-ye", non sono tipo così, mm-hmm. È soltanto, io sono semplicemente una persona che ama la musica, cioè ha il suo sogno, quindi che io penso, se ci provi hai magari ancora 0.00001, oppure qualcosa percentuale di speranza, invece se tu ti molli vuol dire che zero speranza, quindi perché devo mollarmi? No, ci provo lo stesso. Continua così, e anzi, presentaci il secondo pezzo. Va bene, il secondo pezzo comunque mando un pezzo di quella di in cinese che si chiama Ci Xin Jie Dui di Li Shengjie, un pezzo un po' vecchio comunque. E che buon significa? Ascolto. Che significa? Spiegaci un po', noi siamo ignoranti. Ci Xin Jie Dui significa che una persona, cioè il testo comunque vuol dire che una persona comunque si è innamorato completamente, assolutamente un'altra persona, che comunque era già impegnata, diciamo così. Ok, allora vai dalla regia con il secondo pezzo, non lo presento in cinese perché sennò faccio uno schifo di presentazione.伤悲。
Eccoci qua, ritornati in studio, amici di Radio Italy. Ringrazio ancora una volta Lin, sei stato bravissimo e stiamo davvero adesso arrivando alla fine della trasmissione. E volevi aggiungere qualcosa? Sì, comunque io volevo dire una cosa. Già la vita è abbastanza monotona, quindi che se tu non hai qualcosa, nel senso che se ti senti di fare questa cosa, allora cioè, seguilo, altrimenti comunque cioè, è troppo noiosa. Lin, ti abbraccio, ti faccio davvero i miei auguri per la tua carriera. E vuoi dire l'ultima cosa al pubblico che ti sta ascoltando? Grazie a tutti per avermi ascoltato, per avermi seguito. Sono tipo così che lo quace, non si ferma mai a chiacchierare comunque. Senti, se hai un blog che vuoi fare un po' di pubblicità, così chi ti ascolta ti vuole mandare un messaggio su Facebook, vedi tu se vuoi. Va bene, comunque io sono Lino Lin, comunque meno il mio nome è d'arte, quindi se mi trovate anche su Facebook con questo, anche la mia pagina, oppure su YouTube anche quella con Lino Lin, mi trovate, anche blog Lino Lin. Ok. Benissimo, grazie di nuovo e ciao a Lino Lin. Grazie mille Rocco per avermi invitato, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Anche a te, buona giornata. Grazie, bye bye, ciao. Bye bye, grazie.